Allora, vediamo il problema numero 4 a pagina 279 della Malvi. Dice: la pressione atmosferica di Titano, la maggiore delle lune di Saturno, è Pa atm, atmosferica, uguale 1,5 per 10 alla quinta Pascal, mentre la sua accelerazione di gravità, g, è 1,4 metri al secondo quadro. Su Titano esistono laghi di metano liquido, una sostanza che ha una densità, quindi chiamiamo ρ, di 423 kg su metro cubo. Un lago di metano ha la profondità, quindi h, di 10 metri. Ci chiede qual è la pressione sul fondo del lago. Va bene? Quindi questo è quindi P, h. E ovviamente, valendo la legge di Stefano, sarà quel pH uguale P0 più ρ per G per H, dove per P0 intendiamo la pressione atmosferica. Allora, questa ce l'abbiamo, quindi già un primo dato, la ρ ce l'abbiamo, la G e l'H ce l'abbiamo, quindi abbiamo tutto, quindi la pH sarà, abbiamo detto, 1,5 per 10 alla quinta Pascal più la ρ 423 kg fratto, scriviamolo qua sotto, fratto metro cubo, per quindi la g che è 1,4 metri sul secondo quadro, per l'altezza che è 10 metri. Siamo a fare qualche semplificazione. Allora, metro e metro fa metro quadro, quindi qua rimane un 1. Beh, qua già sono Pascal, qua chilogrammo, abbiamo fratto metro per secondo quadro. Rifacendo i conti ci viene appunto Pascal. Quindi continuiamo qui. pH uguale. Sì, oggi l'abbiamo messa, quindi 1,5 per 10 alla quinta Pascal più il secondo pezzo viene praticamente 0,1 per 10 alla quinta Pascal e quindi 1,6 per 10 alla quinta Pascal. Questa è quindi la pressione alla profondità di 10 metri, va bene? Quindi con l'H uguale 10 metri.